03 da 892. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? No, sono Magnotta. Mi dica il suo nome, per favore. Sì, Magnotta. Ci sono persone intrappolate a bordo? No, non è successo niente. Oddio, questa lascia. Adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Che te ne può dare? È chiaro? Ma scusa, ma cioè qui sto parlando con Pontelli. Sono De Falco da Livorno, comandante. Ah, e che ne so io non so niente, io sto all'oscuro. Parli a voce alta. Ma scusami tanto, signor Cosa. Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Ma si sta stupidendo alle cose, ma chiaro? Io che cosa c'entro con questa cosa? Io. Ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Ma senti un po', una cosa, tu mi devi dire una cosa. Perché mi raccoppia, mi volete Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso. Sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Che te ne può dare? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie, è chiaro? Ah, ma senti, guarda qua veramente, senti, io sono un terzio, ero. Guardi, se lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guardia. Oh, fregri! Io non sono combinato niente perché ho la coscienza pulita. Vado a bordo, cazzo! Senta, per cortesia, io sono... No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Senti, mo me hai rotto proprio i coglioni. Se tu sei in mezzo ai gattini, che cazzo c'entro? Mi assicuri che sto andando a bordo. Ma che me ne frega! Io, senta, porco... Adesso mi hai rotto i coglioni, perché non è, io penso che lei non è una persona seria. Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Mannaggia, porco... Basta, mi avete rotto i coglioni! Mannaggia la... Lei si rifiuta? Niente da fare, non ne voglio sapere niente, mi avete rotto i coglioni! Sto qua e non mi mette, mi sa rompere le palle! Oh! Vede della tutta! E mi dica qual è il motivo per cui non ci va? Io non c'entro niente, io sono fuori di ogni discussione! Lei vada a bordo, è un ordine! Ma che cazzo mi state a raccontare? Lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave! Adesso comando io! Ma che vuole solo... risolvere. Lei vada a bordo. Senti un po' una cosa. È chiaro? Io domani mattina ritorno al mio giudice, al mio avvocato e vediamo un po' come si mette la questione. Ci sono già dei cadaveri. Ma che me ne frega a me? Non lo so, uno lo so, uno lo sentito. Senta, per cortesia, io sto a posto. Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora. Ma porco mannaggia! La dovete smettere, porca che io mannaggia, mi metto una bomba, La dovete andare, Magnotta, per voi, è morto, porca È un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo. No! E mi viene subito a dire, quante persone ci sono. Non le voglio sapere, porco Lei vada a bordo, è un ordine. Adesso non ne posso più, È un ordine. Lasciatemi perdere, porco c***o. Vada a bordo, cazzo. No. Vada, subito. No. Subito. Mi scrivete terroristi, porco c***o.